Anzi, Ok, aspetta, alzami un po' perfetto. aspetta che alzo un po' il volume, che Sì, io fai, sono. fai. Ecco qua, vai. Allora. Allora, benvenuti a tutti intanto. Vai, presenta, presenta alla grande, via. Allora, innanzitutto, veramente, benvenuti a tutti, però siamo fuori orario, la gente non lo so perché non si sta collegando, però va bene lo stesso. Allora, come tutti sapete, io sono Aquila Francesco e dinanzi a me abbiamo Gianni Cocco. Si è bloccato, mannaggia No, compagno. no, no. Ah, ah, Vai, vai. Ti rimanevi immobile, se no si è bloccata la linea. sto ascoltando. Allora, Gianni. Parlaci un attimino di te, Gianni Cocco. Che ha fatto Gianni Cocco? È un Gianni Cocco. esperto, di caffè, di caffetteria, del mondo italiano, no? Sì, allora, diciamo che a me, Francesco, noi ci siamo visti più volte anche in fiera, no? Ci siamo incrociati, eccetera. Poi, quando ti ho rivisto a Masterchef, mi ha fatto un grandissimo piacere, perché ho detto, cavolo, tifiamo per lui, ho detto anche a mia moglie, che questo ragazzo merita, perché appunto avevamo già capito che persona eri. Poi ti sei dimostrato un grande professionista, ma tornando a me, io sono un formatore dell'Accademia Italiana Maestri del Caffè e quello che faccio, Francesco, è formare i baristi di oggi nel proprio settore, nel mondo della caffetteria, ad erogare un buon espresso e a preparare tutte quelle bevande declinate a base di caffè espresso come il latte macchiato, il marocchino, il cappuccino, per realizzarli al meglio perché sembra un mestiere, no? Che uno lo fa come ci siamo detti più volte, anche come rimedio, come ok, non faccio altro, faccio il barista. In realtà ci vuole tanta formazione e tanto aggiornamento. E di questo noi ne abbiamo parlato, ma ne parlo sempre anche con gli allievi che si iscrivono nei corsi, no? Ma perché? Perché vogliono imparare, vogliono conoscere la materia prima e soprattutto trasferirla con competenza e sorriso, chiaramente, ma soprattutto competenza e creatività. E la creatività poi a me è venuta sempre di più strada facendo, conoscendo dei personaggi nel mondo della cucina, della pasticceria, della gelateria, che mi hanno dato le loro tecniche e che io introduco nel mio mondo per differenziare i servizi in caffetteria. Quindi il lavoro che faccio è un site nei locali, do la linea ai baristi, gli spiego come muoversi dietro il banco, do le routine di lavoro, ma soprattutto creo dei menu di caffetteria. Questo è quello che faccio io. E sei un grande professionista in questo, eh? Allora, quindi, Speriamo, scusi, speriamo che lo dicano gli altri. ma assolutamente, assolutamente. Oh, ma scherzi, voglio dire. Allora, io la ricetta, molti mi stanno chiedendo, ma la ricetta l'hai già fatta? No, ragazzi, non l'ho fatta perché mi sono collegato in ritardo. Ma iniziamo subito. Ti spiego il mio piatto, cosa voglio fare Vai, oggi, Gianni. vai, Così vai. almeno mi... Io leggo, Io leggo quello che dicono. Almeno mi dici un attimino. Che drink fai tu dopo? Allora, io Sì. vado a fare una crema di stracciatella con il nero di seppia, quindi diventa Sì. una crema nera Sì. completamente. La metterò all'interno del piatto bianco, quindi vado a creare tipo una sbavatura del piatto. Prendo la seppia, la taglio tipo una julienne grossa, la salto in padella con un po' di limone, sale e pepe. E vado a creare anche una polvere, cioè un crumble, tipo un crumble di caffè, burro, farina e caffè, da dargli quella croccantezza che manca. E le cime di rapa le salto leggermente in padella. Bellissimo. Quindi Facci vedere è allora. un piatto molto semplice, molto facile, che veramente tutti possono preparare. La cosa bella, figa, lo sai qual è? L'impiattamento. Bello. Quello che magari fa il colpo di scena, l'occhio vuole, quello vuole, o no? Eh Prima sì. Grande. mangi con l'occhio e poi con la bocca, o sbaglio? È giusto così, ma anche in Anche caffetteria è nei così. drink, anche nei Certo, drink, anche in caffetteria e nei assolutamente. drink. Ma Francesco, ti faccio una domanda. Questa me l'ha detta anche un amico che ti segue, no? Ma questo stile nell'impiattare, no? Che ti ha contraddistinto poi, ma non solo quello, ma nella vittoria finale di Masterchef, tu questa creatività ce l'avevi già o è esplosa Masterchef? Nel Sicuramente piatto, questa parlo nel creatività. piatto. Io nasco come barman, come barista, nasco come cameriere, ma questa voglia di curare l'aspetto a ciò che presento l'ho avuta sempre. Mi è sempre piaciuto. Io ho sempre pensato che quello che vedi è talmente tanto importante come quando lo mangi. Alla stessa, quasi Giusto. anche di più, forse, anche di più. Perché deve essere prima Assolutamente sì. bello e poi buono, no?
Assolutamente sì. Vai, vai, spiegaci che io leggo cosa ci chiedono, eh. Io direi di iniziare. Allora, semplicemente, che faccio? Prendo la mia padellina, intanto, accendo. Sì. Ok? Un bel filo d'olio, extravergine d'oliva. Allora, sì, ragazzi, fate le domande, scrivete. Sì, sì, sì. Gianni, che comunque sia, mi aiuterà nel... nel rispondere alle domande, e almeno la facciamo fatta bene. Certo. E poi facciamo viceversa. Vai, allora, c'è anche, guarda che ti dico che c'è anche Nicola Fabri qui che sta prendendo appunti, eh. Bene, ma ce bene. Ne sono tanti collegati. Cuciniamo ce ne sono assieme, tanti. Signor Nicola. Signor Nicola, dottor Nicola è lì, ma vediamo un po' se ci sono domande. Fate delle domande ad Aquila sulla cottura, dai, forza. Allora, quindi mettiamo olio, una becca d'aglio schiacciata all'interno, aspettiamo che diventa caldo e gli diamo una saltata molto veloce alle nostre cime di rapa, che ho preso solamente, diciamo, i cuori, no? Mm. Eccole così. Quando sono così grosse, magari, le tagliamo a metà, semplicemente. Quindi prendo qui, le taglio a metà, le ho già lavate, pulite, quindi i miei pezzettini rimangono così, no? Sì, sì, perfetto. Sì. Intanto, cosa faccio? Mi sono già misurato gli ingredienti per fare la nostra terra al caffè. Accendo il fuoco, accendo il forno. Farina, 20 grammi sì, di farina con 5 grammi di caffè. Io ho usato il caffè classico da moka, però sarebbe meglio quello solubile. Eh? Ah, sì? Quindi sì, aspetta, Francesco, qui ti faccio una domanda tecnica, così almeno diamo i consigli ai ragazzi. Allora, io da professionista del caffè dico macinato molto fine, ok? Esatto. Ma soprattutto macinato al momento, no? Per sprigionare. Possibilmente, chi può farlo? Ecco, chi può farlo? Per sprigionare, diciamo, i suoi aromi, no? Al totale. Come sì, quando, è come quando triti il pepe al momento, oppure ce l'hai già tritato. È la stessa cosa, certo, no? I suoi aromi, i suoi profumi. 20 grammi di burro. Sì. Perfetto, li metto da parte. E cosa faccio? Li mischio assieme, vado proprio a creare una specie di frolla dove lo andrò a sbriciolare. Vi faccio vedere, eh? State tranquilli che vi faccio vedere tutto. Allora, uno chiede, Francesco, uno sì, chiede, ma hai cambiato cucina? Ragazzi, no, la cucina è sempre quella, l'ho sistemata e ho messo un po' più di attrezzatura, però è sempre quella. L'ultima volta ero a casa di amici, è per quello. Ah, ecco. Allora, che faccio? Metto il burro all'interno e incomincio a, diciamo, impastare il tutto. Benissimo, quindi vai in impasto adesso, no? Esatto, vado in impasto, ma farò tipo un crumble salato, quindi andrò ad aggiungere sale e pepe a questo impasto. Buono, perché ricordiamo, ragazzi, ecco, che ci chiedono qua, ma se il caffè, cioè, chiedono, ma il caffè quindi va bene anche con dei piatti salati? Assolutamente sì, ragazzi, assolutamente ma sì. Dopo vi faremo vedere come altre estrazioni di caffè, quindi anche non in espresso, ma in filtro, si sposano benissimo col mondo salato, quindi ne scopriremo delle belle oggi, eh. Allora, il forno l'ho acceso a 180 gradi. Sì. Tanto questo mio crumble starà lì dentro per 5 minuti, non di più, eh? Il tempo che tosta un attimino. Allora, ho impastato il tutto, vedi, così, come disse Barbieri, così. Ah, Francia, qui chiedono una spoilerata sullo scherzo delle Iene, credo che tu non la possa dare, ragazzi, però. No, come no? Praticamente mi avevano detto che... Occhio, fra, che ti bloccano di nuovo, occhio! Ah, davvero, davvero. Già, occhio. Le non le posso fare, ragazzi, perché mi hanno bloccato il profilo. Boh, io non so che sia successo. Oh, c'ha le spoilerate che qua. Mannaggia. Allora, aggiungo al mio composto un pochettino di sale, così, un pochettino di pepe fresco, così, e continuo a impastare il tutto. Vedete come diventa? Proprio come un impasto classico. Ah, diventa, sì, certo. Omogeneo. Bravo. Che faccio? Vado qui sopra e la sbriciolo. Ok. Grande. Quindi la sbricioli su tutta la padella, no? Sì, la sbriciolo così.
Qui ci scrive Anna Velotti, ci vuole arte per tutto se si vogliono fare le cose bene, ma è verissimo, no? Ognuno nel proprio mestiere deve mostrare l'arte, soprattutto l'anima, altrimenti arriva un qualcosa di apatico che anche a livello gustativo non trasmette niente. Quindi è tutto sulla linea sottile dell'empatia, dell'energia, dell'anima, che grazie alle mani poi si arriva ai piatti. Questa credo, Fra, che sia una delle armi che ti ha permesso di vincere, ecco. A Masterchef. Assolutamente, assolutamente. È l'arma in più, è l'arma vincente. Allora, ragazzi, che faccio? Vai. Vado a infornare il mio crumble. Basta che non ci scordiamo, altrimenti mi si brucia subito. L'aglio ormai si è imbiondito. Che faccio? Aggiungo le cime di rapa, belle così. Mia moglie è un amante delle cime di rapa, da buona pugliese. Caspita. Aggiungo un pochettino di acqua appena incomincia il fuoco a essere magari più forte, incomincio a mettere un goccettino di acqua così, un po' di sale. Perché l'acqua, Fra, scusa? È per darle una sfumata, per farle ammorbidire prima. Ok. Un pochettino di sale, un pochettino di pepe, così, e poi un goccio di succo di limone per dargli quel tocco di acidità. Buono! Vedi così. Guarda, come faccio a mangiarlo da qua? Se io sono a Milano, tu sei giù da te, in centro Italia, come faccio? Ma il profumo arriva, eh? Te lo spedisco, qual è il problema? Io ho lasciato uno spazietto a fianco al mio drink per far vedere come poi si può combinare la cosa, no? Perché uno poi dice, ma la caffetteria cosa c'entra con la cucina? In realtà c'entra, ragazzi, perché è un matrimonio tra sapori e profumi. Ecco qua, questa me la metto qua in linea, che appena questi sono cotti, ma ci vogliono 2-3 minuti, così, perché devono essere belli croccantini, sì. Che faccio? Li vado a mettere a posto nella sua ciotola, così questa la utilizzo sempre per la mia seppia. Ok. Perfetto, così, tac. Che faccio con la stracciatella? La vado a frullare nel mio bicchiere. Sì. Con il nero di seppia. Quindi vado a mettergli la stracciatella qui dentro. Prendo il nero di seppia. Nero di seppia. Oh, guarda come ti sei organizzato bene, pure piccola, ma l'organizzazione è tutto, guarda qua. L'organizzazione è tutto, molte volte. Ordine. Molte volte non ci sono gli spazi, no, in dove si sta lavorando, però bisogna adattarsi, lo spirito di adattamento, no? Fra, allora, Peppe BMB dice, mancano 10 minuti, chef! Sì, già l'ho vissuta quell'ansia, Peppe! Vediamo allora, se ci sono delle domande interessanti, Le cime di rapa le tolgo, perché sono già pronte, queste sono buone anche croccanti, Tac, così. Li rimetto. Così. Allora, passiamo alla seppia. La seppia la prendo, la taglio in a julienne, quindi questa è la mia bella seppia, la si vede? Sì, benissimo. Consigli qualche... Allora, io non sono un esperto di pesce, da poco sto iniziando a cuocere anche sotto vuoto, ma Fra, come consigli di pulirlo quel pesce lì? Allora, sicuramente questa qui, una volta che gli vai a togliere la sua pelle, gli vai a togliere le sue interiora, il resto si può utilizzare benissimo, tutta per intero. Comunque sia, la seppia dopo ci puoi fare milioni di ricette, ma è molto semplice cucinarla. Sicuramente è un pesce dell'Adriatico, è un pesce che non costa tantissimo, quindi si trova anche sempre in pescheria. Costano più quelli della Sardegna, Fra! Iniziamo a tagliarla a pezzettini, così. Francè, allora io non so se la tua compagna è contenta, ma qui Valentina Mia Wallace chiede, ma posso venire a cena? Osta! E vieni, guarda, ti mando l'indirizzo. E allunghiamo la tavola, qual è il problema? Qual è il problema? Oh no, Gianni? È in compagnia, sì, guarda, anche a casa mia ci sono i miei figli. Vabbè, in questo periodo poi non possiamo ospitare nessuno a cena, però... qua qui, attenzione,
May Happiness scrive: il forno, non ti scordare il forno, Francè. Hanno ragione, perché l'altra volta non ho fatto i pomodorini. La volta prima mi stavo scordando il salmone. Hanno ragione. Hanno ragione, Allora, sì. Come siamo? la padella è bella calda, metto un filo d'olio, un'altra becca d'aglio al suo interno, sempre schiacciata. Sì. Guardiamo il forno intanto, ci siamo quasi, perfetto. Così, vedi come rimane la seppia? Eh sì, eh. Così. Tagliata quasi a, ecco, a striscioline da 2 centimetri, no? Sì. Siamo pronti. Appena vediamo che l'aglio imbiondisce, quindi prende i profumi e caccia il suo aroma, che faccio? Prendo questi, semplicemente così. Senti il rumore? Eh sì, anche il profumo qui. Dal rumore arriviamo al Eccola là. profumo. Sale sempre, non molto, perché si fa in tempo a mettere ma non a togliere. Un po' di Certo. pepe e un pochettino di limone. Una saltata al volo. Ah, che movimento snello. Fra, qui chiedono, Sì. mentre salti, Aquila, non vediamo l'ora di venire a mangiare nel tuo ristorante, ma dai, rispondi qui a Ragazzi, ma Stefania. a voi, Stefania, ma ti sembra il momento di aprire un'attività? È un momento bello critico, è un momento molto delicato per noi che siamo nel mondo della ristorazione, camerieri, baristi, chef. E quindi tocca aspettare e andare piano in questo mondo. Vedi, sto già pronte. Benissimo. Proprio 2 o 3 minuti e la seppia è pronta. Allora, intanto, che faccio? Mi metto già da parte anche la mia seppia, così, tac, me li metto da parte e che faccio? Vado a tritarmi la stracciatella con il nero di seppia. Così. Ah, intanto scusa se ti interrompo al volo, Smenfis, che vabbè, poi vedremo il nome esatto. Gianni, tu che caffè avresti usato per fare il crumble al caffè? Beh, allora, considerando il piatto che sta realizzando Francesco, in quel caso gli avrei consigliato sicuramente un caffè molto fruttato, abbastanza acido, ecco, che si sposa molto bene con l'acidità del limone e comunque avvolge il pesce in questo senso qua. Di conseguenza un caffè molto fruttato di altura, un'arabica d'altura, magari un'Etiopia, ecco, un'Etiopia lo vedrei bene. Rispondo a me, Memphis. Menti, io invece ho usato quello del barattolo per fare la moka la mattina. E voilà, vedi? Grande. Allora, cosa hai fatto adesso, Fra? Niente, ho messo semplicemente la stracciatella, che si può usare la stracciatella, la bufala, si può usare la burrata. Metto il nero di seppia e vado a creare una crema nera. Semplice. Qui Oscar Gatto scrive: come si fa a non farla diventare di gomma? Ma cosa? Aspetta. Appunto, non c'è scritto cosa. La seppia, credo. La seppia praticamente non deve cucinare tanto. Fammi assaggiare che non l'ho assaggiata. Perfetta. Perfetta. Non deve cucinare molto, il segreto è quello. Guarda. Eccolo qua. Quindi abbiamo anche un bel colore nero importante. Tra l'altro, Fra, scusa, ma in finale ha fatto il piatto nero Antonio, il tuo competitor, vero? Credo con la seppia, o il nero di Esatto, seppia, o sbaglio? Antonio aveva fatto un piatto completamente nero con il nero di seppia e è andato a riprodurre una seppia nera, molto carina, a me piaceva. Sì, a Molto me d'arte, molto d'arte. era piaciuta molto anche quella che ha fatto Cola Greco nella sua presentazione. Aveva anche lui usato, mi sembra, un nero di seppia e comunque aveva lavorato Oh, con la seppia molto il bello. crumble, non mi avete avvisato del crumble, zio Il Pippo. crumble, raga!
Qualcosa se la doveva dimenticare. Oh, non potevano dimenticarsela. Va bene. Ok, ci siamo. Mi sono spaventato. Porca miseria, porca. Va bene. Dai, Fra, dai, alla grande, forza. Allora, il piatto, ragazzi, è già quasi finito, Perché ho le mie cime di rapa saltate, la mia seppia saltata con un goccio di limone, il mio crumble al caffè, è qui che dopo lo andrò a sbriciolare con le mani appena si raffredda un attimino, sono i miei ustioni di quarto grado alle punte delle dita, e qua abbiamo la nostra cremina, e voilà, così, come disse Barbieri. Ragazzi, io sono pronto quasi per l'impiattamento. Voi come siete messi? Ci avete qualche domanda? Siete vediamo, dietro? Sì. Perché dopo io voglio le foto dagli utenti, da tutte le persone, dopo voglio le foto e voglio che mi dicano come è venuto, come non è venuto, no? Giusto. Dai, cioè, anzi, facciamo così, Fra, quando terminiamo questa diretta, postiamo le foto dei piatti e della mia ricetta, riepilogando, perché qui vedo che qualcuno dice puoi ripetere la stracciatella insieme al nero, però riepiloghiamo magari dopo la ricetta con i passaggi magari scritti in maniera tale che rimangono, ok? E potete ripeterlo a casa. Allora, ragazzi, ditemi un attimino che piatto è più bello, destra o sinistra? Loro dicono sinistra. No, quella è destra, sinistra. La mia destra, ok. E allora sto facendo io al contrario. Non c'è problema, anche a me piace più questo, costa anche di più. Esatto, ragazzi, quello lì. Avete l'occhio lungo. Allora, che faccio? Prendo la mia crema, bella liscia, bella morbida, la vado a mettere così. Ecco, insegnaci a impiattare, Fra, insegnaci a impiattare, dai. E vado così. Cosa stai usando? Che cos'è quella cosa lì? Una spatolina di gomma che sto cercando di far scivolare e far tipo delle piccole bave. Adesso vi spiego bene adesso, Sì, che qui vogliono imparare, qui questa è divulgazione, dai, condivisione. Dai che mi è venuta in mente una cosina da abbinare spettacolare, Ok, ci siamo. Cioè, stai dipingendo il piatto. Così. Fra, belli, sembrano i capelli. Sembrano i miei capelli. Adesso me li metto. Bellissimo. Poi, cioè, potresti fare una faccia lì. Vado a mettere la seppia tutta qui nel davanti, sulla punta, diciamo, della nostra seppia. Bello. Ecco, elegantissimo, qui. Bianco e nero elegantissimo, Fra, Così, adesso vi faccio vedere il tutto. Occhio a non sporcare molto il piatto, perché non bisogna sporcare il piatto. Deve essere tutto bello pulito e scenico. Fra, ecco qui qua. Chiedono, ma quella casetta vicino alla planetaria, che cos'è? Quella casetta vicino... Questa? No, una casa, non so se... Aspetta, sì, casetta, qui c'è scritto casetta. Non si capisce. Non so, o questa può sembrare una casetta, ma è un contenitore. Ah, sì, beh, sì, sì. È un contenitore in ceramica. Ci sono delle amarene spettacolari all'interno. Molto bene. Esatto. E poi, ragazzi, vedi come sta diventando, come sta arrivando il piatto? Bellissimo, elegantissimo, Fra. Poi vado a mettere le mie cime di rapa nel mezzo, così. Vado a prendere le foglie più belle. Ma è semplice, veloce da fare. Avete un'amorosa, un compagno, una compagna. In 5 minuti gli avete fatto un piatto bellissimo e vi assicuro che la serata sta prendendo un bel piede. Dai, bene, bene. Buon per te, Fra. Io devo ancora... Io devo ancora rientrare. Sto rientrando, fra poco rientro. Così. E poi qui chiedono il mignolino, di sollevare il mignolino. Il mignolino mentre impiatto io faccio. Allora, così, il nostro crumble che faccio? Lo sbriciolo, vedete come diventa terreno? Sì, guarda. Bellissimo. Sì. Vado a sporcare il piatto solo nella mia punta.
dove appunto. Quindi, fra, tu stai dando una parte croccante ora in più, bravissimo, no? Bravissimo, vado a dare quella parte croccante e saporita al mio piatto. Allora, io ci sono, mo ve lo faccio vedere e poi parti tu con il drink, mi raccomando. Ragazzi, il mio piatto così è terminato. Le Bellissimo, grande piace? fra. Carino, no? Spettacolo. Perfetto. Allora, Gianni, a Allora, te la ci parola. siamo? Parisse un attimo, eh? Eccomi qua. Ti sei nascosto? Ah, no. Mi ero nascosto. Allora, fra, posso, parto? Dimmi tutto. Allora, visti i colori e visti gli abbinamenti che hai creato, ok? Io ho pensato innanzitutto a, dato che ho qualcosina di nero qui molto interessante, un prodottino a base di goma arabica e carbone vegetale, riesco ad ottenere il nero. Però a livello di sapori voglio realizzare un drink al caffè che però è un aperitivo. Tu hai mai sentito, no? Dei caffè che sono anche dei pre-dinner, quindi che aprono la cena, aprono le papille gustative. Assolutamente, ma diciamo alla gente anche il pre-dinner a che serve? Cioè il Cos'è il pre-dinner, pre-dinner? l'aperitivo, ragazzi, il classico aperitivo. L'aperitivo. L'aperitivo che serve? Serve per dire. Non ti sentiamo più. Ecco, Ah, ora l'aperitivo sì. che serve? Serve per aprire lo stomaco. Quella parte ammaricante dell'ingrediente all'interno, appunto, prepara lo stomaco, giusto? Giusto, e io Ok. parto. Allora, partiamo da qua, ragazzi. Io ho anche un cameraman che mi si muove e mi segue. Allora, questo, fra, tu l'hai visto, no? È un metodo di estrazione alternativo del caffè che si chiama cold drip. Allora, per chi non lo conoscesse, io adesso lo voglio spiegare. Prima di tutto stiamo utilizzando un caffè tostato a Ventimiglia, buonissimo, un caffè che arriva dall'Etiopia, in realtà, che è la terra natale, no? Del caffè. Un caffè molto fruttato, coltivato a 2000 metri di altitudine, con dei sentori fruttati importanti, albicocca, miele, ok, fiorito. E chiaramente io in questo caso non vado ad estrarre però con l'espresso, perché voglio un'altra tipologia di corpo, voglio altri profumi in tazza che mi permettano di utilizzarlo come ingrediente e realizzare un drink che si sposi perfettamente al tuo piatto. Ora, questo strumento, fra, indovina quando nasce, prova a indovinare, spara una data. Ah, secondo Questo, lo zoomiamo. me questo qui è almeno nel 50? È intorno agli anni 60, 1960, 52 un avrei detto. americano, Toddy Simpson, inventa questo strumento, che ve lo sintetizzo brevemente. Chi è Acqua fredda. Homer Simpson? Eh? Com'è che si chiama Homer? Toddy Simpson, Toddy. Toddy, ah, il nipote. Omer un altro. Ed era cugino. Acqua fredda nell'ampolla superiore, caffè macinato grossolanamente in questo cilindro, vieni, vieni pure che lo inquadriamo, nel cilindro, ok? È qua dentro, non lo vedete, ma non è un problema. È un'estrazione che dura tanto, l'acqua stilla, come vedi, è un'acqua fredda che stilla sul panetto di caffè e io ottengo un'estrazione in 5-6 ore di più o meno, in questo caso, 600 grammi di bevanda, quindi io chiaramente mi sono portato avanti. Ricordo, stiamo parlando di un caffè molto fruttato che non ha la crema, perché la crema la otteniamo con l'espresso, ok, con l'erogazione e grazie alla macchina espresso. E quindi questo è uno strumento che potete utilizzare anche a casa, chiaramente, per preparare il vostro caffè filtrato freddo. Bel bicchiere di ghiaccio e via. Ma, c'è sempre un ma. Io devo realizzare il mio drink, quindi. Questo è il caffè che ho estratto, ok? Questo è il caffè che ho estratto. E vado a lavorarlo insieme ad altri ingredienti per aggiungere una parte amaricante e alcolica e una parte, anche questa amaricante, più dissetante e frizzante, che è l'acqua tonica, e poi vado ad aggiungere un tocco di colore e di corpo grazie al mio sciroppo a base di goma arabica Carbone vegetale, tipo. carbone vegetale. Posso farlo con un carbone vegetale a Eh? tutti gli effetti, no? Dico, la gomma arabica, cioè per farlo diventare completamente nero, comunque sia, vai a mettere anche un carbone vegetale in polvere, volendo, Sì, vero? è a base di carbone Ah, vegetale e goma arabica. Ok, allora ok.
Ricetta, così lo scrivete. Sì, ragazzi. Utilizziamo. Verrà salvata questa diretta. Come tutte le dirette, noi le salveremo. Ah, ma io la posso salvare questa diretta, mo che chiudiamo? Te la salvo io e te la mando. Ecco. Te la salvo io e te la mando. Allora, hai visto che alla fine dovevamo salvarla. 600 grammi di caffè filtrato. 600 grammi, ok? Vado a inserirli in una caraffa. Quindi vado a fare in totale, fra... E per tutti gli amici, un litro di bevanda finale, quindi 600 grammi di caffè filtrato, aggiungo 200 grammi di bitter alla marena, ok? Questo è un bitter che è molto profumato, sembra dolce, in realtà ha un finale amaricante dato dalle erbe aromatiche, no? Quindi chiretta, chinotto e chinino. 200 grammi, quindi vado ad aggiungere alla mia nota... Diciamo che il caffè ha di miele albicocca, sì. Vado ad aggiungere una parte fruttata ma amaricante, ok? Poi, nel finale, 100 grammi di acqua tonica e completo con 50 grammi di gam nero, quindi il nostro sciroppo in sapore a così base di... nero, perfetto. Esatto, così lo facciamo nero come il tuo piatto, Sì, te lo faccio vedere. Vai, che così prendo lo spunto. Benissimo, nero, lo facciamo così nero. Guarda qua, Allora, miscelo molto bene. Il mio drink è nero, però a tutti gli effetti, anche se ho utilizzato degli ingredienti molto freddi, ok? Più freddi sono e meglio è, chiaramente. Io adesso lo vado a lavorare all'interno di uno strumento che mi permette di aumentarne il corpo, la viscosità e la schiumetta stile birra Guinness. Dentro sifone. La schiuma la voglio bianca, La schiuma la voglio bianca, però. Sì, dopo, non ti preoccupare. No, questa non è schiuma. Dopo ti faccio una cosa bianca che non è schiuma, però. Che spettacolo. Allora, guarda qua, molta attenzione. Verso tutto il mio prodotto dentro un sifone, che non è il sifone quello, diciamo, per montare gli ingredienti e per creare le spume, le panne. Questa è un'altra tipologia di sifone, ok? Si chiama sifone nitro e mi serve appunto per creare dei drink più corposi, più sciropposi. Quindi io vado a mettere tutti i miei ingredienti dentro il sifone. No, ragazzi, non è alcolico. È leggermente proprio. Vero? Mi hanno chiesto se è alcolico, non è molto alcolico, è appena. No, considera che ci sono ci sono solo 200 grammi. Beh, attenzione, io sto facendo un litro, poi nessuno, cioè, potete realizzare degli short drink o addirittura dei medium drink o dei long drink. Però potete decidere voi. Certo. È leggerissimo. Su 600 grammi di caffè ci sono 200 grammi di bitter alla marena, Poi tra l'altro questo bitter è un bitter, guardate, che ha un 21% di volume alcolico, quindi voglio dire... Niente, certo. Ok, arriviamo al clou, ok? Sì, ragazzi, io leggo intanto che voi fate le domande, così almeno rimanete anche voi al passo, assolutamente. Allora, chiudo il mio sifone, ok? Lo chiudo. Prendo la bomboletta, che in questo caso quelle bombolette che si utilizzano per realizzare le spume sono di protossido d'azoto, N2O. Questa invece è una bomboletta di solo azoto, N2, scientificamente parlando. Però andiamo in facilese. Metto la bomboletta di N2 all'interno e vado a caricare il mio sifone. Shakerò con forza. Aggiungo un'altra bomboletta, anche se in realtà non c'è bisogno perché già dal rumore siamo riusciti a saturare il sifone. E guarda che bicchiere ho scelto da affiancare al tuo drink, guarda qua. Osta! Quella è la lampada di Aladino? La lampada di Aladino, allora... Attenzione, che qui c'è un gioco di prestigio perché ho soltanto uno degli ingredienti, diciamo dei colori che sposano il tuo piatto. Mi manca il bianco, ti faccio vedere come faccio il bianco. Quindi il sifone lo vado a posizionare con la punta all'interno, schiaccio, guarda qua, il nero, ok? Osta!
Guarda qua. E adesso attenzione alla parte schiumosa che si va a realizzare in superficie. Perché, ripeto, versando i miei ingredienti all'interno del sifone, sono riuscito a dare corpo, viscosità e schiumetta. Bello, mi passaggio piace, finale. Arriva il finale. Grazie ad un erogatore di fumo aromatico ti faccio in superficie, dato che qui abbiamo detto l'amaricante, la parte acida dell'amarena, il caffè con le sue note di miele albicocca, chiudo con una nota agrumata, quindi un'essenza al limone, ok? Prendo il mio erogatore, avvicino il mio drink, cappello magico. Si vede il fumo? Eccola là! Chiudo. Olè. Bellissimo, che Allora, spettacolo! guarda, Fra, questo qui, pensa, immaginatelo, immaginatelo a fianco al tuo piatto. Amolo, senza immaginare, mettimelo vicino al piatto. Mettimelo vicino così ci facciamo una foto così. Dai, dai, scatta una foto. No, dopo la facciamo anche bella, dai. Ah, che bella così, si viene così una foto. Falla, falla tu, fai lo screenshot. E con cosa? Una mano sta qua, una tiene il piatto. Lo faccio io. Aspetta, aspetta, lo faccio io. No, vabbè, dai, mettiamo le foto dei piatti. Vabbè, qualche utente, ragazzi, fateci una foto così per favore. Fateci una foto. Vai, fatta, alla grande. Allora, Fra. Ci sei? Eccoti, ci sei? Eccomi, sono tornato. Ascolta, Fra, allora c'è un argomento importante che voglio toccare con te, Sì. ok? C'è un argomento molto importante che voglio toccare con te, perché tu mi puoi capire. Allora, noi formatori, baristi, amanti del caffè, reputiamo, ok, l'espresso non un qualcosa di semplice da fare, ma un qualcosa di importante, ok? Dietro c'è una filiera, ci sono coltivatori, ci sono metodi Assolutamente di sì. processazione, ci sono tante di quelle persone che lavorano durante, ecco, la trasformazione del caffè dalla ciliegia fino alla tazzina, che sappiamo bene, il caffè è la seconda commodity al mondo, quindi stiamo parlando di un prodotto importantissimo. Ora tu mi devi dire una cosa, sincero, sincero, in quanti ristoranti bevi un buon espresso? Vai. Allora, sicuramente il problema di questo espresso è che pensano che sia facile fare l'espresso, cioè io trito 2 chili di caffè, clicco una volta, so che ci vanno 7 grammi, schiaccio il macinino e nel macinino attacco, che ci vuole? Ho fatto il caffè. E no, quello non è un caffè, assolutamente. E purtroppo questi sbagli lo fanno almeno 6 posti su 10, perché Giusto, forse pensano starei che... anche più alto, starei anche più altino. Forse anche... Però, allora, io sono contento di toccare con te questo discorso perché avendo poi tu molta esperienza e anche acquisita a Masterchef, secondo me il messaggio importante da dare agli chef è questo. Io ora ti voglio fare un espresso davanti a te, davanti a tutti, per farti capire quanto, cioè, tu lo sai, però facciamo capire anche a chi ci segue. Quanto è importante rispettare quei passaggi per erogare un espresso perfetto, quanto sarebbe bello, no, che l'espresso facesse parte del menù di uno chef, Magari non che... mettere, ma perché anche il caffè secondo me può essere abbinato a ciò che stai mangiando per chiudere il pasto, cioè Bravo, bravo. cioè ogni è come il vino il caffè, comunque c'è un suo microclima, c'ha delle sue caratteristiche, c'ha un suo potenziale grandissimo, quindi anche 3 o 4 miscele per ristoranti di alto livello, secondo me va a chiudere veramente il cerchio dell'esperienza che hai fatto, che hai avuto. Esatto, allora io ti dico, Fra, secondo me ci potrebbero farlo il prima possibile per poter, appunto, gli chef con il loro menù, addestrando il personale, addestrando i camerieri, sarebbe bellissimo che fosse il sommelier stesso, no? Che propone il vino, colui che racconta poi il caffè con tutte le sue Aspetta varietà un attimo, e scusami, stanno dicendo che si sente molto male le specie. l'audio. No, no, ti sento bene. Mi senti bene? Sì, Io sì, ti sì, sento sì. bene. Ah no, perché hanno scritto si sente molto male.
No, 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 Vabbè, si sente bene. a posto, no, Ti stavo dicendo, perfetto. Fra, sarebbe bellissimo appunto che il sommelier stesso fosse colui che è esperto della materia, delle varietà botaniche, dei metodi di lavorazione e dei profumi in tazza, perché il caffè ha un ventaglio aromatico incredibile che supera anche la quantità aromatica del vino, che possiede il vino. Che si presentasse una bella carta dei vini, Bella, cioè, bella. scusa, una carta dei caffè con tutte le note sensoriali abbinate magari a quei dolci, no? A quelle giostre di cioccolato, di frutta, con tutte quelle sensazioni croccanti. Quando però mi arriva in ristorante un espresso che mi uccide le papille gustative, perché è amaro, perché è rancido, perché è legnoso, perché è bruciato, Perché quelli io ci mi sono dimentico tantissimi, tutto. sì, perché ci sono tantissimi errori di chi lo fa. Che non bada, dice c'ho da fare, c'ho troppi caffè da fare. Insomma, no, il caffè è un Bravo. processo uno uguale all'altro. O 100 persone o 5, il processo è il medesimo. Stop, Bravissimo. non si parla. E allora io per te, perché è il tuo compleanno, ti preparo un buon espresso e fai finta di berlo, Ah, ok? perfetto, perfetto. Così stanotte non dormo, vai. Allora, ricordiamo i passaggi. Tra l'altro, Franci, tu sei un docente di scuola alberghiera, quindi queste cose le sai. Certo, io non le voglio insegnare a te perché tu le insegni agli allievi e le sai bene, però chi ci segue magari non le sa. E quindi facciamo vedere i passaggi, facciamoli vedere pezzo per pezzo. Allora, a proposito, Franci, quando ti apri il ristorante, ti seguo io la parte caffetteria, Ma guarda, il rischio non c'è, Gianni. eh? Ma penso che il rischio non ci sia. Vabbè, se lo aprirai, ti seguirò io alla caffetteria. Perfetto, eppure sul caffè siamo a posto. Vai. Allora, quando staccate il portafiltro dal gruppo erogatore, sempre, sempre, amici baristi e camerieri, fare un bel purge, chiamato purge, quella che è l'erogazione dell'acqua dalla doccetta per staccare i fondi esausti. Poi, scaricare bene il fondo di caffè. Pulire molto bene il filtro. Il filtro deve essere perfettamente pulito, Pulito. limpido. Ok. L'altra cosa importante, soprattutto in ristorante, e al bar, chiaramente, tutti dovrebbero macinare al momento e soprattutto Assolutamente. sapere con quanti grammi di caffè si sta lavorando, cioè bisogna conoscere una ricetta, bisogna sapere qual è la temperatura di erogazione dell'acqua sul panetto di caffè per avere l'ottimo all'interno della tazza. Quindi io vado a macinare al momento. Grazie mille a tutti ragazzi, grazie. 16 grammi di caffè e vado a pressare. Mando in erogazione. E vieni pure da questa parte. Allora, questo è un caffè di singola origine etiope, anche questo tostato per espresso, che mi permette di avere in tazza un'acidità, dei sentori di albicocca, miele e fiori. Quindi, questo è un caffè espresso che si potrebbe abbinare perfettamente, che ne so, a un dolce con dei sentori contrastanti, con dei gusti contrastanti, ok? Che magari possono essere il cioccolato fondente piuttosto Gianni, che magari un frutto scusami, diverso. mi chiedono temperatura e grammi. Allora, in questo caso io ho lavorato con 16 grammi di caffè macinato, ok? Perché questo è uno specialty coffee, un caffè tracciato che arriva dall'Etiopia, varietà heirloom, altitudine 2000 metri di altitudine, con quei sentori che ti ho detto. Ho lavorato con 16 grammi di macinato e in 26 secondi ho ottenuto 32 grammi di bevanda, grammi, non CL, grammi, perché abbiamo anche una bilancia integrata che ci permette di controllare la ricetta. Quindi, questo, adesso non stiamo qui a fare le pippe, perché poi c'è tutta la parte della manutenzione, c'è tutta la parte. La Però, famosa regola ragazzi, dei 5M, 6, 5 m più la A di acqua, diciamo che ce Bravo. ne sono tantissime. Però la cosa importante è la passione che vi permette di differenziarvi studiando ogni giorno, come facciamo anche noi formatori. L'applicazione Oh, ogni auguri! anno
grazie mille. Ogni anno bisognerebbe investire minimo il 10% in corsi, in formazione, nella costruzione della persona, no? In sé. Assolutamente sì. Gianni, noi alle domande abbiamo risposto. Cioè, abbiamo provato di dare il nostro contributo a tutte le persone che erano collegate sì. con noi. Speriamo di aver fatto un buon lavoro e di aver lasciato qualcosa, no? Tanto questa mia, guarda, mi siedo pure, queste mie dirette nascono perché dico, scusami un attimo, siamo tutti a casa, siamo tutti chiusi, siamo tutti, tra virgolette, chi più chi meno, annoiato, no? Sì. E dico, perché non fare una diretta dove puoi lanciare un messaggio, puoi dare una mano, puoi stare assieme alle persone, dandogli qualcosa. Bravo, è una bellissima cosa questa che stai... È una bellissima cosa questa che stai dicendo e che stai facendo, soprattutto nei tuoi canali. Mi dispiace che non sia partita la diretta dal tuo, ma siamo andati bene comunque. Volevo, Fra, toccare un altro tasto, oltre a questo, chiaramente, di condivisione che hai per tutti i tuoi follower e comunque verso tutte le persone che amano questo mestiere. Racconta, Fra, da dove sei nato, perché questo è importante. Cioè, qual è la tua gavetta, che è quella che ti ha permesso oggi poi di confermarti a questi livelli, no? Beh, sicuramente di gavetta ce n'è tanta da quando ho iniziato, che avevo 14 anni in un albergo, come Comì. Ma il Comì 20 anni fa, ragazzi, non è che entrava in sala, stava nell'office a lucidare i bicchieri, lucidare le posate e fare le tazze della mattina. Le lavastoviglie delle tazze, piattini, bicchieri. Quindi io mi sono sparato 2 stagioni facendo questo mestiere qua. Poi, piano piano, ho avuto una crescita e dicevo, caspita, ma io voglio andare avanti, non voglio essere chiamato come un numero, ma come persona, identificato come persona. Quindi questa voglia mi ha portato a crescere sempre di più. Grande, sì, questo credo che sia la base di tutto. Guarda, io lo dico sempre anche alle persone che mi seguono, agli allievi, che mi chiedono, ma come si fa a diventare formatore? E io dico sempre, io prima di diventare formatore ho lavato tante tazze, no? Ho lavorato in tantissimi bar dove ho preso quelle virgole, che è fondamentale studiare, premetto, leggere i libri, è fondamentale fare i corsi di formazione. Però ragazzi, ricordatevi una cosa, che senza le virgole del mestiere, quindi la manualità, la capacità di improvvisare nei momenti di stress, fa la differenza anche da formatore, perché poi sei tu che devi dimostrare dietro il banco e dietro una cucina di avere le virgole del mestiere, e soltanto con le virgole del mestiere riesci a trasmettere veramente l'essenza per quello che facciamo, no? E chiaramente alla base ci deve essere sempre quella che poi mettiamo in gioco noi, che è la condivisione, la passione per questo mestiere. E Fra, diamo anche un input importante di anima, di forza nella ripartenza, no? Di entusiasmo per riuscire a ripartire alla grande dopo questo periodo. Diamola, perché questo è importante, credo. Ma sì, ma io sicuramente questo è un periodo nero per tutti, un periodo che passerà, perché passerà. Torneremo più forti di prima, ma in questo momento noi dobbiamo pensare come fare a diventare più forti, come facciamo a far star meglio il nostro cliente, la persona che entra nella nostra attività. Perché molte volte quando sei pieno, ma no, quel tavolo lì lo snobbi, lo tratti un po' così. Questo momento ci dovrà far capire che tutti sono importanti, tutti vanno trattati come oro, perché è il cliente che ci fa lavorare. Cioè, è vero, quindi riflettiamo come fare a trattare meglio il nostro cliente. Bravo, che il sorriso è la prima cosa. È l'ABC, no? Sorriso, la voglia, perché è il clima che si respira. Ridere sempre, puoi sbagliare, ma se tu ridi e sei gentile, tutto passa. Bravo, e questo si è percepito, grande. Allora, Fra, io ti ringrazio per avermi invitato alle tue... Ma è un piacere, un onore, Gianni.
alla tua diretta, perché mi fa piacere. Ecco, continuate a seguire Francesco Aquila, perché ogni giovedì Francesco fa una diretta con un professionista che è il riferimento del settore. Ha fatto la precedente puntata con Bruno Van Zandt, con altri barman molto bravi, importanti, che lavorano in Inghilterra, e quindi prossimamente ci saranno altri grandi personaggi di spicco. Seguitelo, perché Francesco è uno che condivide, è un grande. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, io saluto tutte le persone che ci hanno seguito, ringrazio Gianni veramente tanto, perché io penso che sei uno dei numeri uno in Italia sul mondo del caffè. Grazie. E che dire, sicuramente ci saranno altre dirette, le faremo ancora, anzi sarebbe bella fianco a fianco sto giro. Allora, prometto una cosa, Francesco, ascoltami bene, questa è una promessa. Ad Oste, sperando che si faccia, io un evento molto importante organizzato con Altoga e Accademia Italiana Maestri del Caffè, che si chiama Coffee Addition, ok? È un evento itinerante che gira da uno stand all'altro e nel quale io propongo la caffetteria legata al mondo della pasticceria, della cucina, della miscelazione. A me piacerebbe, in molti interventi di questi, mettere te come figura nel mondo della cucina, così almeno facciamo qualche bella combo live dal vivo, rifacciamo sto piatto e il drink, o no? Vai! Tac! Ce lo beviamo anche! Ecco, io adesso vado a mangiare, lo scaldo e me lo mangio, ragazzi. Un bacione a tutti e grazie mille! Ciao ragazzi! Ciao Franci! Ciao! Ciao. Allora... Allora, Giovanni, qui bisogna chiudere, mi sa.